Ciao a tutti e benvenuti sulla mia rubrica light di Giada's Bakery House. Oggi per voi la pasta primavera light gratinata della dottoressa nutrizionista Carmen Savona. Vediamo subito ingredienti e procedimento. Per una teglia da 8 porzioni della nostra pasta gratinata light ci serviranno 500 g di pasta integrale. Per la salsa invece ci serviranno 4 peperoni, una tazzina di latte scremato, 20 g di parmigiano, sale quanto basta. Per la besciamella light ci serviranno 400 ml di latte scremato, 40 g di maizena, della noce moscata quanto basta, sale quanto basta e per guarnire pangrattato quanto basta e basilico. Mettete ad arrostire i peperoni in forno a 250 gradi, funzione grill. Per il tempo dovrete regolarvi voi. Dovrete girarli e farli arrostire su tutti i lati. Una volta pronti, metteteli in una ciotola, coprite con pellicola e fate raffreddare. Una volta freddi, privateli della pelle e dei semi. Frullateli insieme al latte, al parmigiano e al sale. Otterrete così una salsa liscia e cremosa. Prepariamo la besciamella, mettiamo la maizena nel latte freddo, la noce moscata, il sale e mettiamo sul fuoco. Intanto cuociamo la pasta, non più di 4 minuti, mentre per la besciamella, una volta addensata, spegnete il fornello. Scoliamo la pasta, uniamo la crema di peperoni, il basilico e mescoliamo. Mettiamo in una teglia ricoperta da carta forno, ricopriamo con la besciamella e 2 cucchiai di pangrattato. Inforniamo a forno già caldo per 25 minuti a 200 gradi. Buon appetito! Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al mio canale.